Siamo con il tecnico dell'Imolese d'Amore, una bella partita, la sua squadra l'ha interpretata bene, un pareggio che giudica come? Ma credo che entrambe le squadre hanno interpretato bene la partita. Penso che il pareggio sia giusto. Nel primo tempo il Prato ha fatto meglio di noi. E poi noi siamo venuti fuori nella ripresa, li abbiamo un po' schiacciati nella loro metà campo, ma contiamo anche che il Prato ha giocato 3 giorni fa, quindi ci sono anche tutte le attenuanti del caso. Penso che il pareggio sia giusto. Si aspettava questo tipo di partita? Ma sinceramente non pensavo che il Prato ci venisse a prendere così alti, che facesse una partita così aggressiva, però sono le partite che piacciono a me, quindi complimenti al Prato che ha fatto una bella partita, noi siamo stati bravi a riacciuffarla, ci sono state tante occasioni da una parte e dall'altra, quindi ripeto, per me il risultato è giusto. Luca Magazzoli, allora è arrivato il primo gol in campionato, un gol importante, un gol che ha rimesso in carreggiata il Prato. Che pareggio è stato? È stato un pareggio importante per come è arrivato, anche perché nel secondo tempo siamo calati un po' fisicamente, perché la terza partita in una settimana si è fatta sentire, loro poi venivano da 2 settimane che non giocavano. Sono molto contento per il gol, poi è arrivato sotto la curva, sotto i tifosi e mi ha fatto molto piacere. L'intesa con Barbuti è stata vincente e abbiamo avuto utili indicazioni. Sì, è stata vincente anche perché mi ha fatto lui l'assist per il gol, infatti l'ho ringraziato e è stato bello, dai. L'Imolese non solo ha giocato bene, ha tenuto il campo in maniera davvero efficace, alla fine poi non ha rubato niente. Sì, è una squadra molto forte, soprattutto sugli esterni, e poi come dicevo prima, loro erano riposati, venivano da 2 settimane che non giocavano, ed è una squadra molto attrezzata, lo sapevamo, l'avevamo preparata così. Lacuna Mariotti, Prato che adesso ha il doppio. Ha portato un po' di energia positiva e noi ci siamo subito adattati a lui e speriamo ora di continuare così. Ci siamo? Via. Mister Marco Mariotti, 2-2 con l'Imolese, è un pareggio che giudichi come? Perché insomma l'Imolese non ha rubato niente. No, assolutamente no, benissimo Giulio, che ha rubato? Non ha rubato niente. Intanto parto con dire che devo fare i complimenti ai ragazzi, perché la terza partita in una settimana, in 7 giorni, e niente, hanno combattuto, hanno lottato, la potevamo perdere, ma all'ultimo anche con la grande parata del portiere loro la potevamo vincere. Non è stata una partita scontata a qualunque, è stata una bella partita di calcio contro un'ottima squadra, fresca da 2 settimane di riposo e devo dire che ci siamo presi il 2-2, ma abbiamo cercato anche rischiando di perderla, come voglio io, di vincerla fino alla fine. Vediamo le note positive. Barbuti e Magazzù davanti, una rete a testa, intesa. Per 45 minuti abbiamo visto un Prato brillante davanti. Sì, abbiamo preparato la partita così, sapevamo loro giocavano a 4, cercare di portare via il numero 5, Ale, che poi è stato sostituito con Magazzù che lo doveva portare quasi in mezzo al campo. E sono stati bravi. Peccato per quel primo gol che abbiamo preso quasi a freddo su una palla da fermo, quella è una cosa che mi scoccia molto. Ci hanno fatto la cosa che avevamo preparato noi in settimana. Però poi la squadra ha combattuto al cospetto di una gran bella squadra. Faccio il complimento soprattutto al 2005 e al 2006. Mi fa di fare questa nota: Vlahovic e Manes. Sono due giocatori che non sembra che sono under, ma che siano due grandi. Perciò è una squadra tosta. C'hai giovani forti, forti, forti. Portiere 2006, Vlahovic 2005 e Manes 2006. Penso che ce l'hanno poche squadre gli under così e avendo quegli under parti un po' avvantaggiato, punto, e mi fermo qua su questa considerazione. Cosa non ti è piaciuto del tuo Prato? Cosa ti ha fatto arrabbiare? Assolutamente niente, l'unica cosa è che peccato che c'erano solo 5 cambi, ne avevamo bisogno di 7-8 perché c'erano dei ragazzi che erano proprio stremati all'ultimo, devo fargli un complimento a Consonno, a Marino. Terza partita della settimana, hanno lottato fino alla fine, rischio anche di farsi male, non posso che fargli i complimenti. E poi insomma, terza partita che sono arrivato, hanno battuti, 5 gol fatti, 2 subiti, insomma
insomma, penso che una bella spallata al campionato la stiamo dando e penso che oggi inizi veramente il nostro campionato. Rigore sì, rigore no, quello di Consonno? No, non lo giudico, se l'arbitro ha dato vuol dire che c'era, non mi interessano a me, io interessa che i ragazzi, penso che hanno lottato fino alla fine, erano stremati, stanchi, ma hanno cercato di vincere anche rischiando di perdere. Questo è il concetto che io voglio, è la filosofia di gioco. Poi se gli altri sono più bravi vincono, ma fino ad oggi insomma ce la stiamo giocando con tutti. Anzi, faccio anche la considerazione, il San Marino che sembrava scarso mercoledì, oggi ha perso 2-1 a Ravenna, vuol dire che insomma che anche al cospetto nostro insomma le squadre non sono proprio scarse.